Come si lavora con un disturbo di personalità in terapia breve? Nel video I disturbi di personalità in terapia breve ho delineato alcuni punti essenziali di come questo tipo di problematiche vengono viste nell'ottica delle terapie brevi, quindi se non l'hai ancora visto ti consiglio caldamente di vedere quel video perché non ripeterò dei punti essenziali per comprendere questo video. Ci sono diversi libri che parlano dei disturbi di personalità in terapia breve, ma un libro a cui attingo sempre molto volentieri è Theory and Practice o Brief Therapy di Simon Badman e Alan Garman. È un po' datato e non porta dati di ricerca, ma dato che diverse tipologie di terapie brevi lavorano in modo diverso, anche molto diverso, sui disturbi di personalità, ho pensato che questo libro fosse tutto sommato utile perché dà delle linee guida generali. Se hai già visto il libro di cui ti parlavo prima, avrai già capito che in terapia breve non si cura la personalità. Quello che si fa invece è andare a lavorare con le cose che la persona ti porta, le problematiche, le questioni che la persona ti porta, lavorandoci come delle entità a sé stanti. Quando arriva quindi una persona con un insieme di problematiche riconducibili a lei, che ne caratterizzano modalità di funzionamento ridondante, che sono emerse da tempo, quello che puoi fare è lavorare su di esse singolarmente. Ma ci sono una serie di dettagli da considerare. In primo luogo va determinato, come sempre, l'obiettivo della terapia. E l'obiettivo non sarà la cura della personalità, ma il problema specifico che ti porta la persona. Come insegniamo anche agli studenti della nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche, che la persona ti porti un problema come lo smettere di essere dipendente dagli altri o smettere di sentire quel senso di vuoto e di voler morire quando l'altro mi lascia, o non essere così pignolo e preciso da non riuscire mai a portare a termine il lavoro, oppure anche arrivare con una serie di deliri e allucinazioni, bene, quello che farai sarà lavorare su quell'obiettivo. Ovviamente nella scuola facciamo un lavoro molto approfondito sugli obiettivi, che qui ti evito di andare a approfondire, ma che puoi iniziare ad assaggiare cercando qualche mio video proprio dedicato agli obiettivi in terapia breve. C'è poi da considerare due modalità di prosecuzione del lavoro. Alcune terapie brevi infatti scelgono un singolo obiettivo o aspetto su cui lavorare da perseguire fino alla fine. Ad esempio, se si sceglie di lavorare sul senso di vuoto, si lavora su quello e si persegue quel lavoro fino a che quel problema non è risolto. È un lavoro che non mi dispiace perché lo trovo piuttosto pulito e preciso, anche se non è sempre così facile. A volte la persona può avere durante la terapia delle urgenze diverse, soprattutto se è una che passa da una sponda all'altra facilmente, e quindi non tenere in considerazione questi cambiamenti di rotta potrebbe andare a minare l'alleanza terapeutica, che è quindi una cosa che dovrai sempre tenere fortemente in considerazione. Altre terapie brevi invece si concentrano su ciò che la persona porta di seduta in seduta. Questo senza dubbio facilita l'alleanza perché la persona sente che la stai seguendo, però porta a un altro tipo di problema, che è il fatto di magari passare a qualcos'altro prima di aver consolidato l'aspetto iniziale da cui sei partito, e questo ovviamente può portare più facilmente a delle ricadute. Spesso una cosa che faccio, non sempre questa, ma una cosa che faccio abbastanza spesso, è lavorare prima sui sintomi, se ci sono, che mi porta la persona, per poi concentrarmi su altri aspetti importanti per lei. Tutto questo ovviamente va fatto al netto di situazioni di rischio pericolose per la persona o per altre persone che andrebbero trattate, affrontate per prime. Il lavoro con elementi stabili ma disfunzionali nel comportamento e nella percezione della persona sarà probabilmente graduale, ci potrebbe volere un po' di tempo, ma questo non toglie il fatto che invece si possano produrre dei cambiamenti molto rapidi. Tuttavia, anche se il cambiamento è graduale, prolungato nel tempo, la terapia può essere comunque breve. Perché? Perché la persona, comunque la maggior parte dei cambiamenti, se non tutti, li deve fare nella vita di tutti i giorni. Questo significa che le sedute serviranno soprattutto per mantenere la rotta o aggiustarla, quindi possono diradarsi nel tempo. Nardone parla di psicoterapie brevi a lungo termine, cioè terapie che possono durare un po' di più del solito in termini di tempo, ma che
in termini di numero di sedute comunque sono ridotte, perché la frequenza tra una seduta e l'altra è aumentata. E a seconda che l'approccio sia più strutturalista o post-strutturalista, ci si concentrerà più o meno attivamente su dei pattern percettivi e comportamentali della persona. Indubbiamente un approccio strutturalista, su cui calza a pennello l'idea di andare a identificare percezioni e comportamenti disfunzionali da modificare, andrà miratamente a lavorare su quelli. Laddove un approccio post-strutturalista lo farà comunque, ma più come ripercussione indiretta del lavoro sugli obiettivi e le aspettative che la persona porta e identifica. Spesso poi nelle terapie brevi la personalità, più quindi che come qualcosa di disturbato, viene vista come qualcosa di più o meno influenzante il proseguimento della terapia, cioè qualcosa che può andare più o meno a influenzare il lavoro terapeutico. Una persona sfidante oppure pignola o che vive molto drammaticamente le relazioni con gli altri potrebbe avere difficoltà a seguire il lavoro terapeutico. Se segui i miei video avrai già capito che, vista in quest'ottica, la personalità o stile di interazione viene considerata soprattutto dal punto di vista degli aggiustamenti relazionali e comunicativi che il terapeuta fa durante le sedute. Naturalmente, come detto, il lavoro sarà fortemente focalizzato a produrre dei cambiamenti all'esterno della terapia, della seduta, perché è lì che la persona vive. Di sicuro, se da un lato, anche con le terapie brevi, questo lavoro rimane chirurgico e step by step, dall'altro il fatto di non concentrarsi su una patologia del carattere o su un costrutto teorico su cui lavorare, ma invece su un'identificazione netta e graduale dei piccoli comportamenti o percezioni da modificare, rimarrà il nucleo principale di questo tipo di terapie.